Presenti. Presidente, sarà la giornata decisiva questa per un accordo? Questa notte abbiamo lavorato sino all'alba, direi che c'è stata una svolta. Dobbiamo essere ancora cauti e sino alla fine, sino a quando non, diciamo, c'è la stretta finale, non valutiamo tutti gli aggiornamenti delle varie poste contabili, dobbiamo essere cauti. Però direi che sono cautamente ottimista. Sulla governance si è raggiunto un equilibrio? Beh, su quello c'è stato, ormai lo sapete anche voi, uno scontro in questi giorni. Ho detto che assolutamente non permetterò mai che un singolo paese possa avere il monopolio o comunque la possibilità di un sistema di controllo e di verifica. Questo spetta agli organi comunitari e su questo io non mollo, non permetterò mai che avvenga questo. Alla fine l'Italia conserverà i 170 miliardi più o meno dell'inizio? Perché pare che su questo si stia mettendo bene, voglio capire se... Ieri per l'ennesima volta c'è stato un duro confronto, ho spiegato che dobbiamo avere un limite, c'è un limite, questo limite non deve essere superato, non deve essere superato per la dignità dell'Italia, per la dignità degli altri paesi che in questo momento stanno attraversando la fase più acuta della crisi e stanno vivendo le più gravi conseguenze. Se questo intervento, questo piano che abbiamo elaborato, non l'abbiamo elaborato noi, l'hanno elaborato innanzitutto la Commissione europea, quindi gli organi comunitari, se questo piano viene riempito di ostacoli operativi, viene riempito di meccanismi in qualche modo che ne condizionano e compromettono l'efficacia, questo piano non serve a nulla. Quindi ho richiamato tutti a un'assunzione di responsabilità. Qui non stiamo scherzando, stiamo offrendo, e non possiamo neppure guardare il nostro ombelico nazionale, stiamo offrendo una risposta europea. E da questo punto di vista non c'è da scherzare più. I mercati finanziari si aspettano un accordo oggi, cioè prima dell'apertura dei mercati di domani. Arriverà questo accordo o dovremo... È per questo che le dicevo. Lo dobbiamo non solo per i mercati finanziari, lo dobbiamo per i nostri cittadini, lo dobbiamo per la gravità delle conseguenze di questa crisi. Non è più il tempo di tergiversare. Adesso sono stati vari giorni, capisco che diciamo in un negoziato così complesso, in un quadro così complesso finanziario, con strumenti innovativi, ci sono state anche delle resistenze, delle incomprensioni, chiamiamole così. Adesso però non possiamo più tergiversare, dobbiamo finalizzare il tutto. Sullo stato di diritto come siamo messi? Sullo stato di diritto sono dei temi ovviamente su cui anche c'è... Ci sono alcune clausole, le stiamo rivedendo dal punto di vista legale, ma sul principio del rispetto dello Stato di diritto mi sembra che non ci sia da discutere. Macron parlava della condizionalità climatica al 30% come un altro dei problemi. L'Italia che posizione ha su questo? Noi su questo siamo favorevoli anche perché questo piano, non dobbiamo dimenticarlo, sussidi, prestiti che siano, sono tutti comunque orientati a realizzare più velocemente la transizione energetica, quella digitale, la svolta digitale, perché ovviamente si è chiamato prossime generazioni dell'Unione Europea, proprio perché dobbiamo favorire questa svolta verde, questa svolta digitale a favore delle nuove generazioni. Il Parlamento Europeo è un po' critico, addirittura di minaccia di non votarlo, insomma manca una visione comunitaria. Diciamo che le polemiche di questi giorni, qualche braccio di ferro che c'è stato, ha rischiato veramente di appannare delle volte, come quando si discute sui bilanci eccetera e si discute dei partiti contabili, quelli che sono gli obiettivi comuni. E l'ho detto anche ieri, noi non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi. Questo piano serve a rilanciare l'Europa, a renderla più competitiva, più resiliente. Se ci fermiamo lì e su un qualche miliardo in più o in meno da una posta all'altra, questo ci deve rallentare, deve addirittura compromettere la risposta ed avere un assurdo. I nostri cittadini di ogni Stato membro, ma anche i cittadini europei non ce lo permetteranno, e non è solo una questione di mercati finanziari. La scelta di imporre ai frugali di scegliere appunto tra una riduzione dei rebate o una riduzione delle sovvenzioni, secondo lei è cruciale per il compromesso che ci spiegava ieri? Sì, mi sembra che il clima sia cambiato anche perché diciamo che ieri sera, dopo questa posizione molto più dura da parte di Italia, Spagna, Portogallo e ovviamente anche Francia e Germania, ma mettiamoci anche la Grecia, c'è stato tutto un fronte, diciamo che tutti i restanti paesi, ecco, poi noi ci siamo esposti maggiormente, c'è stata una svolta perché a quel punto lì abbiamo fatto comprendere chiaramente che non si può pensare
di portare avanti un negoziato che porti il tutto al ribasso. Ogni giorno c'è un continuo tentativo di ribassare le poste in gioco e di compromettere il raggiungimento degli obiettivi. Su questo siamo inflessibili. Diciamo che a quel punto lì 400, se parliamo di sovvenzioni, la soglia dei 400, 390, ma con penalizzazioni, ha chiamato tutti a una responsabilità. Senta, il cuore del piano sono la Recovery and Resilience Facility e React-EU, diciamo il nocciolo duro. Su questo, che sono le cose che ci interessano di più, la distribuzione dei tagli, c'è vantaggio? Allora, ovviamente c'è un quadro, diciamo, di macro negoziato su quale ovviamente si tratta di rompere alcune resistenze e superare alcune perplessità che a questo punto sono inaccettabili. Poi c'è un negoziato micro, cioè che riguarda le singole poste, e questa forse è una partita non meno importante sicuramente, soprattutto per il singolo paese e per l'Italia. Diciamo che mi sto battendo duramente, anche qui non mollo affatto, sul fatto che ovviamente alla fine quelle che saranno le risorse finanziarie a disposizione dell'Italia siano cospicue, non ci sia una compromissione, diciamo, del quadro totale delle risorse, perché è questo che ci consentirà una pronta ripresa. Grazie a tutti. Grazie.